Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci abbiamo addirittura il multiuguale, Dio, pazzesco. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Perfetto. Ciao Alan. Stavi già camperato qui. La chat è attiva? Sì, la chat è attiva sulla live. Non l'avevo controllato. Però non l'avevo tolta, giustamente. Ci sta, ci sta, ci sta. Dove ho messo il telefono? Ce l'ho vicino? Sì, ok, la notifica l'ha appena mandata, perfetto. A posto così. Ciao Valerio, buonasera. Sto camperando un minuto. Sì, no, ho visto anche il primo ciao, ma non t'ho salutato perché giustamente ancora non ero in live. Mi stavo per segare, ma ehi, c'è la live di Alex. E me, puoi fare entrambe le cose insieme, non vedo qual è il problema. No, aspetta. Ciao Chris, ciao Poffo, buonasera a te, buonasera a voi, anzi. Buonasera a tutti. Pochini oggi, no, c'è anche Casi, a me dice Casi. Che bei disegni che fai, Case, che sto vedendo sul server Discord, belli, belli, belli. Tu te la cilli su GTA? Sarebbe il Red Dead nel futuro, in pratica, GTA. Ci sta. Che avete combinato di bello oggi? Il tuo shitpost, sono morto, l'ho visto prima al cesso, considera, mentre cacavo. Era un dettaglio che non serviva nella conversazione che stavamo avendo, però era per aggiungere dettagli. Shitpost, di nome e di fatto, appunto. Voglio diventare la galera, è un po' difficile. Ciao Ali, ciao Robby. Hai fatto un altro disegno? Se è quello dell'elfo, l'ho visto prima, poi non so se ne hai messo un altro ancora. Sempre mentre cacao, andiamo avanti. Comunque, Alex, la nota su Instagram a cui hai risposto è una città The Finals. Mai giocato, mai lo giocherò. Di nome di cazzo. Andre, non stai dormendo? Cosa succede? Voglio diventare la morte, distruttore di mondi. Io ho finito da poco di lavorare, ho cenato e mi sono fatto la doccia. Ci sta, ci sta, ci sta. Io la doccia la faccio domani, invece. Sono stato al cinema io, invece, oggi. Sono tornato verso le 7, circa le 7. Ho cenato. Ho fatto un altro pochino di soldini su Red Dead e mo giochiamo. Alex, io mi sento un barattolo di miele. Cazzarola, è grave sta cosa. Sei dolcissimo nel dirlo e anche nell'esserlo, però insomma, dovresti essere una persona vera. Tu domani ti svegli alle 5. Che fai domani alle 5 del mattino, Jay-Z? Comunque non scriverò perché sto a fa' altro, non sappi che ci sono onnipresente. Va bene, Case, non ti preoccupare. Io voglio diventare una brava persona alla grammatica. Ecco, questa frase non ha senso. Era così semplice scrivere voglio diventare bravo in grammatica. Difficile che io dorma alle 8. Non si sa mai. Gnomus. Gnomas. Ho scritto i miei. Che cosa? Ah, i tuoi pensieri. Dicevamo, sì. C'ho la chat che è rotta. Ah, no, perché c'è sto coso. Ok. A posto. Ho visto, ho visto, ho visto. Ciao, 8Fox. Ma Wish è davvero così brutto e orribile, raga. Penso sia il peggior film di animazione che abbia mai visto. Vi giuro, il peggiore. Preferirei riguardarmi Incanto e Luca. No, non mi sento un compressore, mi sento solo un po' triste ultimamente. Ma non un compressore, Ali. Difficile che io sappia la grammatica. Alex, ma il tuo cognome è Andreotti? No, non sono io, ti confondi con qualcun altro, Dark Master. Alla fine ho iniziato a scrivere quella storia. Ah, ci sta, fammi sapere poi come va. Ma anche il villain di Wish. Guarda, il villain in realtà è il personaggio più sensato, secondo me, del film. Cioè, oggettivamente, secondo me, in Wish, non so chi l'ha visto, poi se siete d'accordo o meno, c'aveva ragione il villain. Infatti il paese era sempre felice, poi ha rovinato tutto a Rosicona là. Cioè, ha creato tutto lei il problema. Non essere triste, ci sono io, sono ancora più triste adesso. Sì, l'ho messa già l'altra volta la chat a schermo. Ho preso i Funko di Luke Skywalker con Grogu, che c'ho pure io. Dwadpool, che cos'è? È scritto male Deadpool, credo, sì. E Spider-Man natalizio, tutti e tre 20 euro. Ci sta, ci sta, ci sta. Andiamo avanti, oh! Andiamo da 7. E da 8? Olè. Dovevamo andare la 7. Che bel personaggione 7 poi, eh. Mo' vedrete che robetta 7. Alex, se sei triste, pensati la torre di Pisa. Così sono triste e storto poi. In che senso, scusami, eh. Però sto scrivendo la caratterizzazione del personaggio. Sto usando Jay-Z ed è consenziente. Ah, ok. Ho letto consistente, ho detto che cazzo significa consistente. Andiamo da Andre, sì. Non da Seth, da Andre. Ecco ragazzi, lui dentro quella tomba è Andre. Ciao Andre.
L'esumazione e altri simpatici hobby. Ecco Andrea. Che significa una giornata un po' gialla, Flavio? Tra 4 giorni devi riprendere l'aereo per andare a Londra. Non sei contento? Se stai a fare tutte queste vacanze, cerca di guarire, però. Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. Tu sei bello, Andrea. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first Andrea, place. solo che ho investito un riacentro con un camion, va bene. Look for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? Mi sento così. Però mi lavo. Però i capelli cadono comunque. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. Ciao My Ruben. boy, my man. Moses Moore. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Impazzito. Why? Bevi, Because he Ali. stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. La mappa. The map that tells me where it is. Well, what is, friend? Ciao, Mister Drago. I don't make me tell, partner. It's mine, all mine. Buono, ci sta, Sure. Flavio. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for Io it. non mi ricordavo che nel gioco originale sulla bara ci fossero le scritte in italiano, sulle lapidi. Him and me are the same. Questo è un dettaglio che non mi So ricordavo, similar. sincero. Mi sbaglio o non erano così? Come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Sì, ti somiglia, vero And Andrea? maybe you'll help me. Ma è normale che in questi ultimi giorni sputo solo muco. Mucco, poi, neanche muco. Non lo so, dipende da te, c'era il catarro. Pure Seth, ma sai, c'ha il catarro, vedendo il tipo che ha. Hai paura di Seth? E vabbè, alla hot. Andiamo con Seth. Tranquillo, Alan, ti proteggo io da Seth. No, comunque sul serio, Poffo, ad esempio tu che ci hai giocato parecchio, o Jay-Z. No, Jay-Z ci ha giocato al primo, che cazzo sto a dire? Io non me le ricordavo le lapidi scritte in italiano su sto gioco. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrites! The whole damn lot of you. Are you saying it's better to Paradossalmente ha kill ragione, è them? meglio rubare ai Of morti che ai course. vivi. Cioè, They don't care c'ha nothing. These ragione. people have been laid to rest. You don't know nothing. Cioè, I talked to them long è after they sbagliato in killed entrambi i my casi, goddamn però è un po' young più giusto gun. I know secondo it's me. all right to be Così non scared of rompi the il cazzo boat. a chi è I vivo. race them when they're stinking and Sì, Andre, ragiona I've met some come sick bastards in my time, Seth. te. And you, Incontrare i pazzi you're bastardi, ma tu sei un special. caso a Fucking parte. cold and heartless all their lives. To me, they Te can't lo stai be salando ora? anything Il when primo they're ci sta, acting dai, cold and Jay-Z. heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Nathan Drake Do del you exist outside 1911, my mind? assolutamente. Maybe we're both having the same dream and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Gli do del RAM, almeno non mi fa più paura, non funziona proprio così. Degli easter egg me lo ricordavo che c'erano un sacco di easter egg sulle lapidi. C'era anche una secondaria strana su ste cose, se non mi ricordo male. Però non mi ricordavo che fossero scritte in italiano. Non so nemmeno dirti che anno è. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when Da they Andrea get che se some fosse fella proud needs barbone. doing. I got a reputation as a man who do things most other fellas won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there. Alex, ma Bob, te cosa non do faresti you per have le me by ricche the neck? fries? Ma quelle del Mac? Cos'è che non mi fanno impazzire a me quelle del Mac? Le ricche, sincero. Non mi fanno impazzire.
Preferisco via me paralline normali e intingerle nella maionese, che la maionese del Mac è tipo me la spalmerei sul cazzo per quanto è buona. Andiamo avanti. Alex, io mangio ma guardo live da bravo follower VIP. Bravo, Alan. Cosa significa? Niente, 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 Flavio, assolutamente nulla. È letteralmente Andre. Ma vai bene, Ali, fa pure male andarci troppo spesso. Non mi ricordo che sia omosessuale Bill Williamson, oddio. Non c'ho sto ricordo, sincero. Stasera ci pensavo fosse forte anche con i paladini. No, non si può fare perché il paladino ormai è impossibile da fare su Twitch, a meno che proprio rari casi. Ma la porta... sono despawnati. Quindi? Ok, ho premuto A per startan firmato, raga. Ah, qua bisogna diventare ricercati. Madonna santa, la legge ti spara a vista appena commetti un crimine qui comunque. E invece mi ricordavo che ricercato fosse scritto in italiano. O è solo sul 2? Il wanted che se decolorava piano piano là sopra, in alto a destra, no? Io me lo ricordavo in italiano quello, ad esempio. Tua sorella ha perso il telefono, mi dispiace. Torna da set. Io il mio cavallo, però. Che è un po' più veloce. Nel 2 mi sembra che in italiano, nel secondo. Mi ricordavo pure nel primo, chissà. Magari mi ricordo male io, molto probabilmente, perché comunque so parecchi anni che non giocavo a Red Dead 1. Per 20 dollari, sì sì. Ricercatissimo qui. Ho rubato un cavallo, ragazzi, è un furto gravissimo. Vado un attimo io a cercare il telefono. Va bene, Dark Master, facci sapere se lo ritrovi poi, mi raccomando. Sa perché mi ricordavo pure nel primo. Per 20 dollari ti sparano a vista comunque, vorrei far notare. Ah, pagliacci. Oh, Mose. E beh, Ali, ma com'è andata la vacanza in Grecia, Ali? A parte che sei stata male. Quello che ti dà subito il lazzo in mano, così non te puoi sbagliare. Mi ha detto figlio di puttana. Mo se sei Erika, non credo, sai. Va bene, Robby. Tira su Moses. Bellissimo, strabella Atene, ci vorrei un sacco andà, sai. A me anche la Grecia piace, io sono stato a Mykonos da bambino, quando ero piccolo piccolo. Non me la ricordo benissimo, mi ricordo solo che c'era tipo un sacco di vento, ed ero piccolo, e con il vento c'era un vento così forte da tirarmi via, letteralmente. Pazzito Andre, ragazzi, guardatelo. Ma
Odd Fellow's Rest. It's in Odd Fellow's Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? Che peccato. I was starting to enjoy myself. Deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our back. Sì, sì, è Andre con Flavio Aronix, ma Andre non viene, purtroppo. Comunque ho preso la tosse per colpa delle condizioni dell'aereo che non si spegneva e la febbre l'ho presa per via dell'insolazione. Per l'insolazione tipo veniva la febbre, non la sapevo sta cosa. Purtroppo, hai ragione, ho sbagliato. Colpa mia. Termine sbagliato. Va bene, Ali, ce la devi già mandare, ma non ce l'hai più mandate. Ti ha $20 che l'ho tanto. Io mi ricordo che da piccolo andai a Trieste, mentre c'era la Bora, la mostra dei Pokémon. E io volavo via, invece il mio Jack Russell se la cillava per terra, onesto. Meno resistenti dei cani siamo, Hitfox. Sapete, sei una volpe. Io sono solo un bambino grasso, ero. Telegram o WhatsApp? Telegram, molto più comodo Telegram, assolutamente. WhatsApp è scomodissimo. Allora, ma io andrei dalla bellissima Bonnie, che dite? Facciamo la missione di Bonnie. Non poi. Ah, non me posso accampare qua, forse vado un po' più avanti. Non volevo leggere il giornale. No, ho sbagliato tasto. Fermi tutti. Sto leggendo il giornale mentre piove a cavallo. Non ha molto senso come cosa, eh? Mi sa di no. Fermi tutti. Perché mi ricordavo che l'accampamento era sempre la prima icona dell'altra pagina? Non mi ricordo perché. Jack Russell è una razza di cani, Jay-Z, sì. Cosa ne pensi GTA 4? GTA 4 l'avevo solo iniziato quando ero un po' più giovane, ma non l'ho mai continuato, purtroppo. Era molto figo, però. Quello che mi ricordo è che era molto figo e c'era Roman che ti continuava a chiamare per dirti andiamo al bowling, ehi Nico! Tutto il tempo così, però non l'ho mai continuato. Lo volevo riprendere su 360, cioè per 360, perché c'era retrocompatibile, come questo. Però so che è buggata una missione nella versione retrocompatibile. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranchmen have been out looking, but so far they've Alex, ho ucciso un hot dog che dice pene. Va bene, Ligurto. Buon per te. Questa era quella che avevamo iniziato alla fine dell'altra live. Ghia! Comunque a me una volta su Red Dead Redemption 2 è capitato un bug in cui c'era lo zio sospeso in aria ad un'altezza di 20 metri e poi è caduto dal cielo. Lo zio si diverte con poco. Voleva fare i tuffi, però mancava l'acqua dalla piscina sotto. Che però non muore, perché oggettivamente è un personaggio immortale, no? Credo. No, Ligurto non è un'intelligenza artificiale, ragazzi. È per creare l'intelligenza artificiale che si basano sulla mentalità di Ligurto, però. Ve lo posso assicurare che è così. A me è successo un bug dove Arthur tirava 40 calci al zio e avevo riavviato la missione troppe volte. Ma perché? Ah, si è alzato come nulla fosse, ottimo, infatti. Personaggio immortale, è bloccato, non può morire. Red Dead Dead 1? Che cos'è Red Dead Dead? Red Dead, pardon, non lo conosco. Ah, Red Dead 1, certo che te lo consiglio, se no non lo porterei lì sul canale! Cioè, ovvio! Troppo bella, immagino. Daddy? No, Daddy no, però, ti prego. Cioè, no, non puoi essere fregne di Daddy. Se no, scusa, è proprio una cosa fatta. Cortana è basata su Ligurto, esatto, Hitfox. Accompagniamo Bonnie a Ranch, anche se volevo lutarmi i cadaveri, però vabbè. Cosa
Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Buona cena, Dark Master. Ma hai trovato il telefono poi? Vera domanda. A me è successo in Red Dead Redemption 2, dopo la missione Red Dead Redemption si era buggato un cervo nell'acqua che dopo si è sbagliato e volato in cielo. Bello, in una cutscene poi, figo. Su Xbox quanto costa? Una ventina di euro, mi pare. Codice mappa che cosa, Mr. Drago, pardon? Wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into. Look, Mr. Marston, the barn is on fire! Alla curia. Come on, boy! Come on! Put it out! Non parte la cutscene qui? Ok, sì. Ah, era in macchina, ok, a posto. Ah, qua diventava Assassin's Creed. Olè. Ecco, questo succedeva sempre, me lo ricordo benissimo. Che succedeva sempre quella cosa che avete appena visto. Figurati. Ovvio, figurati se progettiamo bene delle cose prima di implementarle in un gioco. Assassin's Creed, raga. Ezio Marston. Adesso parte la host di Ezio's Family, assolutamente. Scendi a terra. Mi sono intrecciato con la scala o è stata un'impressione mia? Sì, adesso parte la sigla di Peppa Pig. No, non posso, Mr. Drago, non posso. Mi dispiace. Sculacciamo i cavalli, sì. Ah, l'attività preferita di Andrea. Confermi, Andrea? È passato sul fuoco, si era bloccato. Vabbè, fa niente. Fa niente. Alex, ti senti una Moonstar o uno sgabello? Io sono una Moonstar, assolutamente. Va bene, Alan. Il cavallo di Ghost Rider, veramente. Grande, Amos. Sì, sì, molto dinamica, hai visto? Alex, vedi che in Cina anni e anni fa hanno fatto una diga enorme, pazzurdo, vero? Poi l'hanno chiamata Grande Muraglia, che so perché. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. Alex, sai che domani quando uscirà la puntata di Invincible 9 potrebbe esserci una tettona figa di nome Annisa. Annisa, che nome di merda. Manca di Annalisa, Annisa. Dici, Jay-Z? Può darsi. Raga, una vera domanda. Ma quando tornano le skin di Arcane su Fortnite? Cristo e Dio. Secondo me, secondo hai visto il trailer del gioco Marvel's Rivals? No, non l'ho visto. Nope, nope, nope. Alex, domani fidati. Che cosa domani fidati? Perché non posso fidarmi oggi? Dannazione.
Dove abbiamo? Che missioni abbiamo? Anzi, soprattutto vedo parecchie lettere sulla mappa. Ci abbiamo Seth. Lo sceriffo, andiamo a farsi lo sceriffo. Aspetta, nel senso le missioni, quello intendevo. Ma il DLC, se parli di quello degli zombie, non credo, poffo, non mi ha mai attirato. Ah sì, Ali, sono contento. Poi me le sento. Forse con la seconda stagione, speriamo, speriamo, speriamo. Alex, ho visto una notizia, le skin di Arcane dovrebbero tornare a novembre, ma l'hanno... il rumor più che una notizia, credo. Viaggia fino a me... ah, è vero, puoi viaggiare fino alla meta che selezioni tu sulla mappa, figo. Mi faccio il vice sceriffo, mi faccio Jonah. Vero, JC? Magari, me li compro volentieri, quelle. Pure tu, il catarro. Io pure so pieno di catarro sti giorni, scherzi a parte, raga. Comunque oggi sono andato al cinema, voi che avete combinato invece di bello oggi? I don't have a clue. Alright, but it's gotta be something to do with that government boy. We'll talk to him, find out what he knows. Fucking is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fucking scum! Where's Bonnie? I don't know. I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Because she hadn't been seen since yesterday afternoon. You know, I don't think I can cope. If I lose another child. Now, Drew, nobody's lost anything yet. I'm sure she's fine. Oh, Mr. Marshall! Te papà, ho messo, ho detto comunque io alla figa di Jinx. Ok, non ho capito cosa c'entra adesso. Tu hai lavorato, ci sta. Magari un giorno me lo gioco per conto mio, poffo, l'espansione degli zombie, sinceramente. Ce la vedo meglio. Oggi pure io stavo al cinema, non ci sono stato il lag da Flavio. Ho giocato a Fortnite quasi tutto il giorno. Raga, fate anche altro, mi raccomando. Non giocate solo a Fortnite. Che ho visto al cinema, ho visto May December. È uscito da qualche giorno con Natalie Portman. Molto carino. È stato un bel film. Non credo sia Kanye West, JC. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do. Let's not waste each other's time pretending otherwise. Oh, government themselves. This is the land of opportunity, mister. Scuola per l'ultimo giorno, abbiamo parlato di Fukushima, Chernobyl e del nucleare in Italia. Figo, molto figo. Nulla, sono stato in pigiama tutto il giorno, cosa vuole che ho fatto è stato leggere un po' un libro delle creature della mitologia greca. Figo, molto figo. Defenestrato il prof per sbaglio, ok. Io domani vado in gita con la scuola alla capitale. Viene Roma? JC? Ah no, la capitale della Svizzera. Ci ho sperato che venivi a Roma, l'uomo più sexy della Svizzera. Ci ho pensato subito. Esatto, Robby, giocate anche quel che è single player. Raga, mi raccomando, giocate anche single player. Non vi focussate solo su Fortnite. Peccato, JC, peccato. Let's go. Vabbè, schippo che tanto è finito il filmato, salgono sui cavalli e andiamo. Let's go. Basta dire let's go mentre dico let's go, sceriffo. Mortacci tua. Normale, non hanno fatto nulla, la febbre mi è scesa stamattina. No, ci sta infatti. Ci mancherebbe altro. Quanto mi dispiace, ragazzi, vede solo 10 persone quando portiamo sti capolavori, però. Non tanto per i numeri in sé, perché comunque mi piace giocare a me sti giochi, sti cazzi, se siamo 5-10 persone. La cosa che mi delude tanto è che sono bei giochi. Cioè, sono cose belle da vedere, sono cose che ognuno dovrebbe vivere, non solo quelle cose tipo Fortnite e cose così. Basta, staccatevi da sti cazzo dei giochi multiplayer tutto il giorno. È brutto vedere che non so seguire la live single player, perché sono gioconi questi. E soprattutto, è bello farli, portarli in live, perché tante persone, specialmente i ragazzi più piccoli, come tanti in chat, non se li giocano sti giochi per via delle grafiche, delle meccaniche vecchie, insomma.
Sono giochi un po' arretrati con gli anni, è normale. Questo gioco è del 2010, siamo nel 2024, è normale. Però il fatto di non doverlo giocare per forza tua, poterlo vedere da qualcun altro, è bello secondo me. Quelle sono le cose belle di portare qualcosa in live. Adesso. Non mi pare che internet è stato inventato in Svizzera, che io ricordi. Forse ne sbaglio però, eh. Alex, yes, ce lo dicono anche in The Big Bang Theory. Ah, penso un po', non lo sapevo sta cosa. Non me la ricordo, cioè non me lo ricordavo, perché sicuramente l'avrò letto da qualche parecchi anni fa, però non me la ricordavo sta cosa. Ma sono più belli, detto sinceramente, i giochi single player, niente, gente che strilla, capolavori di giochi, anche una piccola parte sono... Sì, alla fine è un just chatting con qualcosa in sottofondo, è quello il bello. Vabbè, ovviamente sui filmati cerco di parlare di meno, di leggere meno la chat. Però finché sono filmati di giochi in inglese, magari con i sottotitoli, ecco, là posso pure parlare. È bello, mi dispiace un sacco. Io camperei di questi se potessi, raga. Minchia, che colore orribile per il nome, non leggo niente. Ciao a te. Secondo me se si è appassionati di videogiochi bisognerebbe recuperare vecchi come questo giusto per vedere l'evoluzione, soprattutto per vedere l'evoluzione dei vari giochi. Pensa che io sto cercando disperatamente appunto un Nintendo 3DS per recuperarmi i Pokémon vecchi, ma anche per giocare ai vecchi Super Mario. Prima di comprarmi l'ultimi. Figurate. No, non funziona così, bro! Non segui gli insegnamenti di quest'uomo! Ci siamo evoluti come videogiochi, ragazzi. Ciao, Ele! Siamo quasi. John è andato un po' a sbattere a sinistra. Si riesce a leggere poco su. Dicono anche che al CERN hanno inventato... Hanno fatto viaggiare nel tempo una particella che ha creato gli effetti Mandela. Non lo so, Quasi un po' sul fantascientifico. Ti lagga la live, abbassa la qualità. C'è il multi-quality sta live, ho visto. La pistola d'oro. Che poi le altre armi non me le ha date dorate, quelle che ho comprato. Quindi boh. No, neanche io credo, infatti. Mi pare un po' troppo fantascienza quella cosa, JC, sinceramente. Hanno preso la waifu, veramente, non si tocca. Si ha toccata a me da sta pistola. Sì, hai ragione, mi dovrei coprire. Non posso... Veramente? Mi devi spiegare perché poi non potevo mirare lì. Però ok. Non me l'aggancia. Ok, adesso sì. Madonna. Fortissima revolver, oh. Quasi più forte del fucile la revolver. Che scherzate. Oggettivamente leva quasi più del fucile. Però laggiù ci arriva. Invece sì. Storta ma ci arriva. Storta ma ci arriva laggiù. Oh bastardi. Mi è stata a fa ammazza Bonnie. Anfami.
get the hang of it! Don't you lay a finger on me! Ok, salvalamo, salvato. Dobbiamo finire sti stronzetti adesso. Uno è morto. Quell'altro è morto dissanguato, mi sa, l'hanno ucciso loro, boh. Intanto ci ludiamo due corpi al volo. Ma l'ha lootato il fucile del tipo, Jonah, cosa fai? Ah no, questo è l'altro, non è Jonah. L'hanno salvata. La figa è salva. La mia waifu è salva, sì. Alex, mi sento volante. Guida allora. Sì, Red Dead Overwatch. Voleva di legate. Alex, una scrittura di merda, non riesco a leggerla, consigli? Fai dei corsi? Io penso che esistano dei corsi per migliorare la calligrafia, che io sappia. Poi magari no, eh. Magari mi sbaglio. Io direi, prossima missione ce ne andiamo da Andre, che dite? Volevo dire Seth, ovviamente. Oh, so sordi, so sordi. Come posso accampare? No. Devo uscire da tutto sto coso da dove sono entrato. Io andrei a continuare quella dei set. Dove vai? Perché il cavallo non si ferma dove lo chiami, dove stai tu? È quella che non sopporto di cosa di sto gioco io. Vamonos. Gira però, frate. Io volevo passare sulla strada. Ha saltato tutti i muretti da solo. Cazzo, li curto. Comunque, nel vecchio West sono esistite donne come Bonnie. Sì, anche come cosa del 2. Sadie si chiamava, no? Mi sembra. Se non ricordo male. Ma se proviamo ad andare nella mappa di Red Dead Redemption 2, non c'è quella parte di mappa, Alan. Hanno rimesso una parte di Red Dead 1 in Red Dead Redemption 2, quello sì. Però al contrario no. Che poi questa città in Red Dead Redemption 2 è fiorente. Si vede che è andando avanti e tipo... si è tipo rovinata, insomma. È diventato un ritrovo dei fuorilegge, appunto, tipo adesso. Perché sempre di sera hai missioni con Seth? Un bel giro con gli amici. Con amici così, poi. Hey John, hey partner. You what you need? Ready to help me? Not quite ready. Si diverte. Sì, è molto improbabile che abbia messo qualcosa nel 2 e nell'1. No, infatti, giustamente neanche era in programma, secondo me, fa il 2 quando hanno fatto il primo. Realized you were sick in the head, that you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses were no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even going to wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Matto. Non mi è mai piaciuto. Lo dicono i giornali in Red Dead Redemption 1 che Tumbleweed sarà abbandonato per la costruzione delle ferrovie. Che taglio sta cosa. Figo. Con 900 punti canali c'è modifica di un'emote singola che vorrebbe significare... No, una mia puoi modificare. Pare Gollum, veramente. Non ci ho mai fatto caso. Gabriele, grazie dell'abbonamento, bello. Grazie mille. Non sento l'alert purtroppo perché sto con le cuffie attaccate al controller dell'Xbox, non al PC, però grazie mille. Ciao Foca, come va? Tutto a posto? Solite cose. Vabbè, questo deve rovistare tre cadaveri mentre noi lo portiamo in giro. Beh, tutti hanno paura di Seth, ragazzi, ma in realtà è molto simpatico Seth, dopo che ti ci abitui.
Non ti ci abitui, è quello il problema. No, infatti no, meglio non andare in città con i cadaveri, no, ha ragione. Sto parlando con i cadaveri. Ti pare beccamo il treno? Ah no, a parte non ci sta qua ad attraversare apposta. Vado in parallelo e... la ferrovia. Il numero 4 ultimamente ti persegue, da che sei mista de Jojo. Pare Gollum manca di comportamento, parla da solo, sì, è Gollum. È lui. Quello mi ha tirato una Molotov. Mio tesoro. Che nome di merda Adele era, mia amica. Che cazzo c'entra Adele? In realtà credo che 7 sia una citazione a Gollum. Oddio, potrebbe essere, perché no? Quello è vero, eh. Potrebbe essere anche una citazione che sia così uguale. Ciao Andrea, buonanotte, buone ninne. Poi te la recuperi in VOD la live, volendo. Quello che butta i cadaveri mentre cerca. Ce l'hanno tolto, rubato. Gollum, Gollum. Questa si cercava un anello che taglio set dentro sto gioco. A sinistra, sì, dunque la sinistra è questa. La pensavo dello sbragato qualcosa. A cazzo, non c'ho più il Dead Eye. Devo killare per ricaricarlo il Dead Eye, se non ricordo male. Sì, infatti. No, non volevo sparare al cavallino. Vabbè, ciao cavallino. Ah no, non è caduto, meno male. Dobbiamo girare qua. Non così. Ok, sono vivi i cavalli. Pensavo che fosse tipo cappottato tutto, invece no. Meno male. Ah, devo riandare a Tumbleweed, dove stavamo poco fa in pratica. Dove stavano in picca quella. In sostanza. Alex ti tocco, no, Ligurt, si chiama molesti ed è sbagliato. Gesù, ho letto più volte tutti i giornali di Red Dead Redemption 1, questo fatto non me lo ricordo. Desediatele, avevo intravisto il commento prima, ovviamente. Però no, non ne ho idea. Potresti farti un bel bagno. Perché Ligurto, che devo fare, Flavio? Ligurto è fatto così. $10 solo, veramente? E vabbè. A parte che c'ho 7 qua, missione, continuiamo direttamente. Senza che andiamo a fare quell'altra. Stiamo più vicini qua. Alex, sei un XD tu? No, non sono un XD. Lick Urto, veramente. Eleonora Riddick! Stai defrenando la tomba di Eleonora, Seth. Veramente. Hey Seth. Seth, come back here. Oh, hey partner, I was just looking for you. Poi c'è scritto morta il 27 giugno. Penso se c'era scritto il 27 marzo mi sentivo male, perché oggi è il 27 marzo. Where you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. Posso depravare il re dei morti? No, Ligurto, meglio di no. Perché sbagliare le doppie e scrivere decennio? Non l'ho capito. Sì, Andre, stiamo continuando le sue missioni adesso. Prima ne abbiamo fatta un'altra, ma adesso continuiamo le sue. Le tue missioni, anzi, Andre. Tra 70 anni facciamo le scommesse, magari anche no. Boom.
Immagina dove sparare i cacciatori dei tesori, poracci. Che vita di merda. Quello pareva poffo. Questo dentro. Dio quanti davanti. Who do you think you are? Who you think you are? Che okay, così la canzone. No, l'uccello, non volevo sparare all'uccellino. Vabbè. Questo gioco è praticamente un simile di combini di Lord Dunk. Veramente, tu scherzi. Ci manca solo Napoleone, c'hai ragione. La mira automatica dove sta mirando, me devi spiegare. Uccello. Ma perché mira agli uccelli? Vabbè. Finiti, forse. Se dentro ce ne stanno altri, ci abbiamo la doppietta. Alex, tu sei un estremo? No, non sono io. No, forse... Ok, questo volevo fare. Mi sto mangiando il tortino di patate, buono! Questi ce li lootiamo qua dentro. Se butta niente. Ci sono anche, ma molto più avanti. Che cosa? Gesì, no, ci sono io. Jack rompipalle che ti vendica. State parlando arabo, regà. No, no. Come osi spararmi? Io ti sparo sul piedino. Ti spezzo le gambine. Questa è enorme, regà. Ecco. Non è durato molto. In pallina lì, giustamente il fucile a pallettoni questo. T67 si errava con tutto questo. GG. Andiamo a luta pure sopra? So sordi? So soldi, so soldi. Lord Dunk, dovresti portare la storia, non dovresti lootare i cadaveri. Bella sta casa tutta compenetrata. A parte devo andare comunque sopra. Abbiamo finito i colpi di doppietta. Alex, per il momento ci sono Red Dead Redemption 2, io, Andre, Ele, Poff e Dark Master, visto che ci sono i gatti. I gatti non li ho visti. Olè. Vuoi diventare un fanboy? Puoi farlo se vuoi, che te lo vieta. Bella sta Colt oro, sì, da papponi proprio. Mani nere. Pure tu balli così, Andre, poi. I'm sure whoever that belonged to treasured it very much. Ciao Valerio, alla prossima. Stupid liars. The stupid chicken shit maps. Making a damn fool of me. The glass eye. It's a glass eye. Stop with the tears and help me with Williamson's gang. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Hunting dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. Sono pronto per i vivi. Tu dopo i 120 euro, veramente. In questa casa di Jesus un fantasma mi ha un mito sfatato. Figo. Molto figa sta roba.
Altri 10 dollari, grazie Seth. Molto gentile da parte tua. Se arriviamo questo, pure se lo damo. Ok, l'ha lootato senza animazione. Mi sono bloccato dentro il corpo. Ok, ci sono. Questa non si apre. Torniamo sotto. Olè. Cavallo, non ti bloccare se muori, per l'amor di Dio. Alex, adotti un T-Rex. Penso si siano estinti, Ali, sai? Non ne so sicuro, però penso di sì. Un procione. Non c'è più il procione. Scogliamo il procione. Alex, posso convertirmi in un franco svizzero? Quella è una moneta, non una religione, Dark Master. Ma come, io pensavo di no, ora piango. No, non piangere, i dinosauri sono morti molto prima che esistessi tu, Alice, quindi non ti devi preoccupare, cioè non ci puoi fare nulla ormai. Non è colpa tua se sono morti. Penso di... Ho calpestato un altro procione andando a cavallo. Qualcuno sta sparando. Però non me lo mannaggia. Cioè, posso fare accampamento qua già? Yes. Un dimetrodonte? No, non sono io il dimetrodonte. Comunque devo vedere la mappa, perché non so dove devo andare. Non tanto lontano, a posto. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Viaggio veloce. Viaggia fino a meta, non quello di Facebook. Alex, ma se... Ciao Lazio, tra l'altro. Ma se te sei un occhio celeste tedesco, perché B più B uguale Napoli? Io non so più che dire. Niente. Non dirò niente. Oh, il nostro imbroglione preferito, cioè West Dickens. Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes. Interesting fellow. Non so che risponderti, Lazio. With the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably hard. Gli esumatori professionali non sono qualcosa di professionale. It was an art form valued more highly than literature. I believe Seth comes from that. È vero, però c'ha ragione, quelli che scoprivano le mummie e tutte ste cose effettivamente erano una forma d'arte, cioè ha senso nel suo, ha il suo perché come frase. Alex, ti posso chiedere una cosa? Dimmi, anche B. Dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. Alex, non so che cosa dire da ieri sera, che sono uno che non gli ne frega di nessuno, ma perché devo essere cattivo? Non devi essere cattivo, infatti, perché devi essere cattivo? Il fatto che te lo chiedi da solo è già un punto di partenza per non essere cattivi. Cazzi tuoi, sei dalla Lazio, la tua valutazione non conta niente. Sì, Alan. Secondo te perché ad una persona viene un blocco mentale per qualcosa? Che intendi per blocco mentale? Tipo, ne so, blocco dello scrittore? Che intendi per blocco mentale, Ligurzo? Money? We need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And I need some danger money. So let's sell some more. Non si portano così le casse, che io sappia. Around here? Do you want to see me lynched? No. The sport of kings. Ah, vede, corse coi cavalli, ho rimosso le missioni dei corse coi cavalli. Tipo perdere capacità di fare qualcosa che faceva sempre. Vabbè, un blocco, Ligurto, può dipendere da vari fattori, nel senso può essere un blocco a livello psicologico che non riesci più a fare una certa cosa perché, che ne so, non ti dà una certa soddisfazione, non ti senti a tuo agio nel farla, non ti senti abbastanza bene per farla, quindi dici piuttosto no, non la faccio. Cioè, può dipendere da tanti fattori. Cioè, non posso darti un perché specifico, ecco. Saltiamo il viaggio, raga, io non devo farmi tutto il viaggio. Allora, dunque, comunque se ti obbrotta anche qualche missione secondaria in live. Ma non credo, Poffo, sinceramente preferisco finirmi il gioco principale, così soprattutto
Perché oltre al fatto che, vabbè, mi sbrigo e possiamo portare anche altri giochi single player, una persona che poi magari si rigioca Red Dead se lo gode ancora di più, perché non le ha viste le secondarie, può fare comunque le missioni secondarie in più di quello che ha già visto. Prendi ad esempio, che ne so, Jay-Z, che lo sta installando adesso, per fatte l'esempio. Ah, è vero, è quei carri la gara. Come si disattiva la censura per le parolacce? Che vedi le, dalle impostazioni, sempre della chat di Anna. Per me è una brutta... È brutta questa come cosa, cioè una persona fa una cosa sempre presente, smette di fare cose e faceva. Vabbè, pure ragazzi, tante cose, cioè, per dirvi, per farvi un esempio, no? Le secondarie potresti farle a video, ma sinceramente non ne vedo l'utilità, sincero. E... tra l'altro non l'avevo anche già avviata, raga. Devo vincere, tra l'altro, qua, eh. La missione mi chiede proprio di vincere. Madonna, quanto sbanda il carro quando giri, aiuto. Che volevo dirvi? Vi faccio l'esempio mio, no? Io, ad esempio, se vedete, ultimamente, ci stanno periodi dove faccio dei video e altri periodi dove per un po' non li faccio. Un po' perché non c'ho tanta voglia. Cioè, non lo nego che non c'ho tanta voglia, perché mi annoia vedere che io video faccio i video e poi non vengono visti. Butta un po' giù. Anche perché io comunque dei video facendoli non guadagno soldi. Quando li faccio, che invece metto, anche tipo l'altra volta ho fatto 2-3 video in pochi giorni. Mi ci metto perché comunque mi piace mettermi a fare un video. Ma quando vedo che poi non mi torna niente, né a livello di persone, né a livello monetario, dopo un po' mi pesa. Ma ultimamente, oltre a quello, il blocco non è tanto per la non voglia di fare video. Il mio blocco è non saper su cosa fare i video. Perché sinceramente fare i video di Fortnite mi ha stancato. Ma non perché Fortnite è brutto, anzi, Fortnite è divertentissimo. Delle ultime season sono quelle che mi stanno piacendo di più, per fare un esempio, no? Che appunto il gameplay nuovo, le armi con gli accessori, la mappa meravigliosa. Il fatto è che proprio Fortnite in sé mi stufa farci il video sopra. Perché alla fine sono sempre gli stessi video quelli che si vedono le Fortnite. Ci stanno i video da aggiornamenti, ci stanno le top delle skin preferite. Cioè, alla fine che te inventi? Il gioco è sempre quello da anni ormai. Quindi che te inventi di nuovo su quel gioco? E sfide? E fanno già l'altri le sfide. Potrei far cosa il Fortnite, ma... Però anche quello non è un video che mi va benissimo. Cioè, insomma... Comunque, raga, scusate se non sto a leggere la chat, ma sto facendo la corsa. Poi quando finisco recupero i messaggi, ovviamente, Fa anche una top delle skin del pass, ma non c'ha senso, perché alla fine, cioè, la reazione al pass comunque già ti dice le posizioni varie, nel senso di quanto mi piace una skin o meno. Ti posso fare che nei prossimi video del pass, che sicuramente continuerò a fare, vi do anche i voti alle skin. In quel caso mi piacerebbe parlare dei voti. Buona doccia, Lazio. Depressione terzo, manca il dinosauro, è vero. Vabbè, movimento qua. Ma pure di tanto movimento, let's go. Non è il fatto che l'altro sito fa schifo, ragazzi, è che l'altro sito, purtroppo, io ho visto gli analytics dei miei video. Il fatto è che dipende tutto dall'algoritmo di YouTube se uno cresce o meno. Ed è brutto, cioè, stare in balia di... No, devo salire da passeggero. Stai in balia di un algoritmo quando devi farlo per lavoro, sta cosa, è brutto. Purtroppo devo spostarmi anche su altri social, infatti. Un attimo, poffo, recupero intanto, Dove sta? Allora, dunque, però ci sono due missioni secondarie, dovrei per forza perché sono troppo importanti. Non credo, poffo, che farò le secondarie, sincero. Andiamo avanti qua. Alla fine decido di fare cosa fare, se fare le lezioni al pass tramite i leak. No, in realtà non ho deciso, poi se vedrò direttamente quando appunto usciranno i leak prossimi. Per vedere se magari va meglio. Il fatto è che secondo me non renderebbe comunque il contenuto, perché non sai a che livello sta del pass battaglia, gli stili bonus magari non capisci quali sono dai leak. Cioè, nel senso, sarebbe pure più complicato, però uscirebbe prima. È sempre quella la cosa. Però ovviamente andare là nel pass col gioco a vedere tutte le skin pezzo per pezzo è più bello da vedere. L'irlandese! Ah! Individuo interessante. Some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arm. Trafficante d'armi alcolizzato. Cosa c'è di meglio? L'irlandese, che personaggione, regà. Che personaggione.
Eh sì, Robby, purtroppo sì, perché se fanno come sta season, sì, si perde un giorno di lavoro. Ah, ragazzi, decidete voi che facciamo? Andiamo dal signor West Dickens e continuiamo da lui o andiamo dall'irlandese? Scegliete voi. Tanto vado a fare l'accampamento. Una missione secondaria è quella dello strano tizio e l'altra è dopo il fine. Ah, beh, sì, allora, quella del vero finale dopo il fine gioco la facciamo. Quella sì. Quella la facciamo, poff, quella sicuramente sì. Quella dello strano tizio non lo so. L'irlandese, primo sondaggio. Ma io non so come si fanno i sondaggi qua, fammi provare, va. Non so come si fanno però i sondaggi. In realtà me lo dovrei studiare sta cosa. Vista moderatore, vediamo. Io dico l'irlandese. Non so come si fa, raga, il sondaggio su Twitch, sincero, non so dove stanno le cose. Impostazioni chat in evidenza, non so dove si fa, raga. Dai, mo mi imparo piano piano, raga, mo do un'occhiata nei prossimi giorni. Comunque leggo molto l'irlandese, quindi volete conoscere l'irlandese, vedo. Anche tu sei bassa. Robby, grazie di un bit. Grazie, Robby, del centesimo. Oh, Andre, con calma. Con calma. Nel senso, c'ho anche altre cose da fare durante la giornata. Che poi punti canale, sinceramente, non è che non ci sto pensando, è che proprio non mi viene in mente un cazzo. Dici, ok, con un tot di punti canale porti il gioco a scelta. Posso mettere quello intanto, ma poi altro metto, perché sinceramente non c'ho in mente niente. Comunque, avete detto l'irlandese. Andiamo a vedere l'irlandese, che è ad armadillo. Andiamo. Alan è Shaggy, non credo. Non credo che sia Shaggy. Sì, sono già le 9:30. Ho visto. Mo' continuiamo un altro po', però. Arrivano addirittura in Irlanda. No, non lo sapevo, White Fox del Nubi di Chernobyl. Tutti di irlandese, comunque. Nessuno che vuole il vecchietto truffatore. Come vi permettete? Vamonos, dall'irlandese. Un francese, un gallese e un irlandese. La barzelletta. Yes, boyo. You messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving McCunt. You got it all wrong, Wes. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This petty bastard stole our guns. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's Il nome del cervellino malfunzionante del gallese. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Qual è Shaggy di Red Dead Redemption? Oddio, non me lo ricordo, Kicking you off, poffo. boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting the Boyo? miners. Yeah. Don't you mind your own goddamn business? Ciao Ali, buonanotte. Dickinson didn't help me locate a machine gun. Since I just saved your life. Oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy. Poor in personal hygiene. Lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me. Andiamo con l'irlandese. Colore preferito delle camicie. L'azzurrino, le camicie azzurrine sono carine. Si incontra con le missioni dell'irlandese. Ah, non mi ricordo. Vabbè, vedremo. Ma da una parte è anche meglio che certe cose non me le ricordo. Almeno me lo ricordo anche io stesso il gioco giocandolo. Comunque abbiamo dei colpi pompa. A John Marston. posto. You don't seem too upset about your friends getting killed. Life's too short for regret. And I don't condemn Almeno vivrò più lungo di quei due idioti. I was the brains of the operation, as you can imagine. Yeah, it
looked like you had everything perfectly under control back there. Mi deve trattare, aiuto. Occhio. Ok. Oddio, è strano che i personaggi vanno fuori sterrato a cavalca. Non sono abituato. No, Dark Master, non credo che sia una buona idea avere delle convulsioni volontariamente, sai. Mi sa di no. Io non credo che quelle si indossino, Hit Fox. Io dopo più di 10 anni che non ci gioco mi ricordo tutto. Beato te. Quindi purtroppo con la memoria che ho non è che mi ricordo tutto dei videogiochi che gioco. Purtroppo. Però sai, è un problema mio, regà. Tante cose mi scordo anche nel quotidiano. Infatti è una cosa che vorrei... Cioè, che purtroppo non so come cambiare. Non sto scherzando, nel senso, io mi scordo parecchie cose. Cioè, tante volte magari, me ne so, mi dici, ti ricordi quel gioco, ti piace quello, ti piace quell'altro, io ti dico sì perché so che mi è piaciuto, ma tante volte dei pezzi del gioco io non me li ricordo completamente. Per fare un esempio. A te manca la memoria a breve termine? No, a me a breve termine no, ma quella a lungo termine sì, ogni tanto. Alex, voglio comprare una cosa, cosa compro? Che ne so, che vorresti comprarti? Quali sono le opzioni, Ligurt? No, dovevamo tirarlo fuori il fucile. Oppla. Non mi ha agganciato l'ultimo, peccato. Quello laggiù. Quello gli ho preso il cappello, veramente. Veramente? Ma è Giuseppe Conte sto tipo, raga, era uguale. Giuro che era uguale a Giuseppe Conte. Ah, che qua poi sembra che si sbloccava la doppietta, appunto, qui. Però noi ce l'abbiamo già perché l'ho comprata. Quindi niente. Io cosa vorrei comprarmi? Ma lo sai, raga, in mente c'è un sacco di cose da comprare ultimamente. L'irlandese ci ha detto una cazzata, qua non c'era niente. Bel pavimento da sotto. E c'ho un sacco di cose in mente da comprare. Perché appunto, allora, vorrei rifare il PC innanzitutto. Prima cosa il PC per lavorare meglio, per stare più comodo con Fortnite e tutto. Vorrei comprarmi appunto, come ho detto prima in live, un 3DS per recuperare dei giochi vecchi. Vorrei comprarmi altre action figure di Naruto, perché sto continuando Naruto a manetta ste notti. Mi sta piacendo sempre di più Naruto, raga. E un'altra cosa che mi piacerebbe iniziare, che poi in realtà è un... Là servono una fracca di soldi per collezionarla. A me piacerebbe un sacco iniziare a collezionare carte di Pokémon. Che poi ultimamente sta andando un sacco di moda sta cosa. E ha preso anche me sta voglia, però, raga, non c'ho i soldi. Il mulino bianco ti ha interrotto. Dice, vabbè, te lo recuperi, insomma. Sostanzialmente il PC, un Nintendo 3DS e le carte dei Pokémon, stavo dicendo. Action figure forse spawn. Comprate qualche action figure, Ligurto, se c'hai soldi. Oppure donali a me, se proprio vuoi spendere soldi e non sai come. Capello. Capello in bocca, non vado. Una nota di merito? No, non credo di darti una nota di merito. Salva il cacciatore di tesori, oh. L'hanno hittato ma è vivo. Quanto mi luto questi? Excuse me, mister, è un po' morto, bro. Mi è ritornata la magnetta, ma non i gessi, ripperotti. Ah, mappa è vero, ci sono le mappe dei tesori che danno in giro. Vabbè, non le faremo ste cose. Sarà anche perché ho giocato per 1000 ore a Red Dead Redemption 1 e mi ricordo tutto. Vabbè, sì, io l'ho finito 2-3 volte, ma mai di fila. Nel senso, 1000 ore non ci sarò mai arrivato su sto gioco. Anche quello può essere, per carità. Continuiamo irlandese, quindi, raga. Andiamo a corcare di botte l'irlandese che ci ha detto le cazzate. Tu e Franco siete la stessa persona e si scommette un emoticon. Ti posso assicurare di no. Io volevo prendere un action figure di Kirishima, magari unbreakable, sarebbe figo. Io però voglio continuare a prendere quelle di Naruto, mi piacciono un sacco queste da Aban Presto, costano poco e sono bellissime. Ah, è notte, stiamo sempre qua, fine, là, a baracca del collega De Sette, tutti i posti... No! Mi ha tolto l'onore perché ho calpestato un cane! Ma ti pare? Ma che schifo sta cosa. Fozzietto irlandese lo slacci.
I see you. Get away from me. Right here. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found one. Vabbè, ci credo, Toffo, da bambini tutti noi, io con Skyrim, stessa cosa. Per attirare più gente, Darkmaster. Mi pare manca ovvia come risposta. Not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. Oppure camminare, ci sta. Ci sta. So belle le action figure, che è un bel collezionismo quello delle action figure. Sono un bel elemento estetico per fare uno studio, una cameretta, è figo vederle esposte. Molto molto belle. Io vorrei comprarmi anche dei Funko Pop, è una vita che non mi compro i Funko Pop, raga. Ho proprio una vita. Prima ne compravo uno o due al mese, adesso ormai è una vita che non mi compro i Funko Pop così. Piacerebbe pure a me, continuo a collezionare anche quelli. Yes, let's do that. Vedremo se ci rincula l'irlandese, eh. Posso conculamo noi in caso. Beh, cronologicamente sì, parlando, questo si ambienta dopo il 2, quindi oggettivamente è il secondo. Se li giochi in ordine cronologico. Non è neanche una bugia. Mo piano piano dalla settimana prossima sicuramente li puoi spendere. Ragazzi, ho già... Amo la mia infedele Flora. No, non c'è più Flora irlandese sul canale. Detto questo, vi stavo dicendo, come ho già anticipato sul server Discord della scorsa live, dalla settimana prossima faremo più live. Poi vi faccio sapere gli orari su Discord in settimana. Ce li ho già in mente, in realtà. Inoltre sappiate che le serali inizieranno più tardi, penso alle 9 invece che alle 8 e mezzo. Perché ci ho fatto caso che la gente inizia a arrivare verso le 9, solitamente. Bentornato, JC. Io l'ultimo Funko che ho preso era stato un mese fa e ho preordinato anche un nuovo Funko che esce ad aprile, ci sta. Ma sai che Naruto volevo leggerlo anch'io oltre che guardarlo? Li curto, ce li ho infiniti i punti canale, non serve che me li dai, tranquillo. Tienili, così poi li spendi quando metto i premi. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better. Stronzo irlandese. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Se gli do lo stesso, a me li curto. Dammi dei soldi, li curto, sono un po' più comodi quelli. Almeno posso usarli poi. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies, and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself? Comunque i dialoghi, io non li sto seguendo tanto perché comunque mi giro a leggere la chat, ma i dialoghi sono bellissimi. Mi fanno morire, ma come quelli di GTA alla fine, GTA Red Dead. Si vede che Rockstar ci si impegna un sacco sui dialoghi. Come faccio ad avere una persona potente nella mia vita? Che cazzo ne so io? Preferisce live alle 9? Sì, le faremo alle 9, dai. Tanto la settimana prossima penso di sì. Mo continuo 8 e mezza per finire. A meno che non volete implementare il nuovo orario pure voi direttamente da sta settimana. Cioè io potrei anche... Ve lo posso anche anticipare in realtà il nuovo orario. Finisce il filmato e ve lo dico. I nuovi orari delle live, mo finiamo sta missione, penso ci fermiamo oggi, eh? I nuovi orari delle live saranno gli stessi che ci sono adesso, però con le serali alle 9 invece che le 8 e mezza spostate. Poi volevo aggiungere una live il lunedì, il sabato e la domenica. Il lunedì faremo una live anche il pomeriggio alle 18. Il lunedì sarà 18, live di non so cosa ancora. E poi facciamo anche il just chatting serale. Ogni tanto magari se mi date di matto facciamo una live tutta lunga. Proprio lunga, dalle 18 in poi fino a sera. Volendo si può fare anche quello, magari lunedì. Ogni tanto. Poi, il sabato voglio fare una live mattutina. Faremo una live verso le 11 di mattina il sabato. Probabilmente il sabato sarà Fortnite verso le 11 di mattina.
Domenica live sempre alle 18, come il lunedì. Non so su cosa. Non so se aggiungere anche magari... Allora, tipo il lunedì mi piacerebbe fare il single player. Che magari appunto si può fare una live lunga dove facciamo single player e just chatting dopo il single player. Poi il VOD taglio e ricarico la parte del gioco, se devo fare il VOD. Quindi non lo so. Volevo provare a fare anche delle live magari appunto un po' più lunghe. Si vedrà. Magari anche quella di domenica, se vedo che mi vado a stare in live la domenica dalle 18 in poi. Non di mattina, perché appunto la mattina vado al cinema. Però sì, si potrebbe fare una cosa 18 e passa fino a sera. Si potrebbe fare. Magari ceno tardi, insomma. O ceno in live, anche se non mi piace troppo mangiare in live, perché io poi mangio veloce. Non devi masticare né più la roba, masticazzi! Ecco, andiamo avanti, scusate. Poi vedremo, insomma. Voglio provare a fare anche un po' di live così, pure per variare, per vedere se arriva un po' più di gente, se può essere utile, insomma. Detto questo, finiamo sta missione, sennò mi perdo troppe chiacchiere. You're trespassing. State your business or move along. Open fire! Don't try to be something you're not. Come nascono gli Ade? Che cazzo ne so io? Ehi, muro. Ma quello? È sparito quello che ho colpito il muro. Io non vedo di sbloccare i fucili quelli più migliori per shottare un po' di più la gente. Così magari pure se non c'è il Dead Eye pronto, uccidi con corpo. Che senza Dead Eye non levano niente i fucili, purtroppo. Ma quello è morto con corpo invece. Le live di Flavio usi il capitano? Che significa uso il capitano? Non ho capito. Rest in peace, my friend. Bro, l'hai ucciso tu. Che cos'è? Zio Auditore sul serio. Come la missione di prima. Non è morto? Ora sì. Andrei così. Volevo colpire quello, volevo colpire quella. Mi è esploso malissimo. Non posso lootare il corpo? Ok, ok, vabbè. Che bello che la doppietta poi la ricarichi, guarda, dai, le armi fanno come gli pare in pratica. Pure i colpi, godo. Buoni i colpi di doppietta. Così, devo comprare. Godo. Pure quella è una doppietta? Sì. Che cazzo se... Chi è che si lancia? Aspetta, queste si fanno rompere. Sì, defoca la gente. Figo che è lampada d'olio. Mi ricordavo, infatti. Sì, io volevo lootare il corpo. Vabbè. Mi fa andare dritto. Mi fa girare la visuale. Alex, il Gesù, mi dispiace che forse neanche domani riesca a giocare forte. No, mi dispiace a me più che altro se non giocate da abbonati, ragazzi. Anche perché poi le live durano di meno. Mo vediamo, anche se fa durare più anche live di Fortnite. Se... Io ho l'idea, dai, così devo ricaricare. Godo. È rotta sta cosa, comunque. Io vorrei troppo sparare con una doppietta nella vita vera. Sai che taglio? Spara cannonata la doppietta, cioè. Nel senso. Volo via la lampada d'olio, ci ho pensato. $600 dicevamo, raga. Speriamo che l'armaiolo mette armi buone in vendita presto. Non mi ricordo dopo quante missioni, appunto, sblocchi armi nuove. C'è la pistola Volcanic, ma sinceramente non mi interessa. Quelle sono trappole per orsi? No? Flesciato male? Flesciato male, mi sa. Quelle stanno su Fallout, le trappole per orsi. Non sei morto?
Ora sì. Ti chiami anche Rocco? No, mi chiamo solo Alex. Io Rocco non mi ci sono mai chiamato in vita mia, penso. Chiappetta. Vediamo il carrello. Acqua della da spingere il carrello. La machine gun ci sta sul serio sto giro, visto che l'inglese non ci ha preso per il culo. E là, svegliati. Non dormire, svegliati. Qua dovevamo spingere il carrello, che poi potevamo sparare mentre spingiamo il carrello, ecco, come ricordavo, infatti. Figa sta cosa. Ste meccaniche carine. Gesù Cristo andava a trans, non lo so. Non credo comunque. Non so se esistevano già all'età di Gesù Cristo, quello all'epoca. Era il fucile Buffalo, sì, deriva a livello 5 delle sfide di caccia. Ce l'ho presente qual è. Vabbè, pure il bolt action, lo Springfield comunque sono fucili forti. Uno di quelli basterà. È vero che qua poi ti aggrappavi al carrelletto e andava da solo. Un altro gioco che mi piacerebbe portare Rockstar Games è Bully, raga. Ce l'ho su PC quello, tra l'altro, già comprato. Quindi si potrebbe. Si potrebbe portare anche quello un giorno. Bully, sì, che poi in realtà originariamente si chiama Canis Canem Edit, il gioco. È un gioco sempre di Rockstar Games, però non ci sta la criminalità, insomma. Il West è moderno tra tante virgolette. Si è mente in un college, nella cittadina dove sta il college. Tu sei un adolescente, in pratica, che è stato cacciato di casa per andare al college. Ci sono gruppi di bulli, fighetti, secchioni. È figo. È un po' bannabile, penso, come gioco. Però è molto figo. Il bully è molto, molto bello, Pof. Poi The Rockstar Games, cioè. Ci mancherebbe. Un carro in prestito. Ma poi l'irlandese che ha la pistola nelle mutande davanti. Cinematografico, ci sta. Molto cinematografico. Olè, ci siamo. Mi farebbe piacere vederlo. Potremmo portarlo. Perché no? Strano Rockstar, strumento di tutela dell'ordine. Le prime minigun. Veramente, cioè. Vabbè, che tanto che ce fa l'irlandese con quello. Poco cambia. Vabbè, abbiamo fatto, raga. Ci sta. Io direi di andare ad accamparci. E salviamo in accampamento. A parte che qua mi segna che c'ho tipo una casa vicino. Vabbè. Piamo cavallo. E ci fermiamo, penso, mo, eh. C'è ancora una missione irlandese e un'altra del signor vecchietto. Poi decidiamo la prossima live quale fare prima delle due. Data, l'armaiolo sono disponibili nuove armi. Andiamo a vedere. Spegni i tuoi soldati di risparmio, aumenta la tua potenza di fuoco. Io è andato armadillo. E andiamo a vedere che armi ci vende l'armaiolo. Che ci abbiamo $600 da spendere a sto punto, vediamo. Allora, viaggio veloce. Armadillo. Alex, fai parte di un gruppo antico rivoluzionario agli anni di piombo? No, no, non faccio parte di quel gruppo lì. Ne prendo le distanze, anzi. Quello è il carcano del cecchino, se no. No, questo era il bolt action con Mirino. No, il bolt action con Mirino sta solo su due, mi sa. Era il carcano, il cecchino, non mi ricordo. Potremmo fare una partitina a poker? No, no, non mi va. Non mi va. Penso che stacco da Red Dead appena stacco la live. Volevo andare all'armaiolo, ma è notte, Cristo Dio, devo andare a dormire prima. Ma stanno a sparare in città, fermi tutti. Aspetta che questi devono fermare, volendo. Che stanno a trascina uno. Questi sono gli eventi
Olè. Quelli che ti fanno alzare l'onore, che salvi la gente. C'era uno che era trascinato dai cavalli. Detto questo, c'è anche il fucile carcano che è molto più avanti. Sì, mi ricordo. E sta a fa giorno, ma penso che l'armaiolo ci metta un sacco ad aprire. Andiamo a salvare al volo per svicciare il tempo e poi riusciamo dal salone. Bella signorina, salve. Bella signorina, salve anche a lei. Vedi, ha detto pure che è una bella signorina. Cioè, io dico quello che pensa John Marston, eh. Come funziona la fama? L'onore ho visto che ti fanno degli sconti, tipo. La fama non mi ricordo come funziona. Magari Poffo te lo può dire meglio di me, sicuramente. Penso che comunque c'è sempre dei vantaggi nel gioco quando diventi più famoso. Ok, l'armaiolo è aperto adesso. Andiamo a vedere le armi e poi risalviamo. Che ci vendi? La Volcanic, vabbè. Che infatti costava 100, mo costa 50 perché ho fatto salire l'onore. Dove stanno le armi nuove? Ah, il fucile bufalo non disponibile. Perché appunto devi fare le sfide. Come ha detto Poffo. Vabbè, non è vero che ci stanno nuove armi, scusami. Intanto vendiamo la roba del procione. Che avevamo ucciso prima. Vabbè, intanto mi compra la Volcanic, tanto va che ce l'ha. Tanto 50 dollari ce l'avevamo. Peccato. Ci sono caschiato. Vabbè, niente. Volevo andare a vedere all'Emporio se c'è altra roba da... da comprare. No, però la Volcanic no, voglio io. No, non volevo fare questo, scusi signore. Ho sbagliato tasto. A posto. Le mappe compramosele. Che sto comode le mappe. Però per resto non c'è niente. Stanno solo i cosi da via. Niente. Armi no. Ci ha mentito il gioco. Nuove armi un cazzo. Cioè, sono le stesse che già c'avevo. Detto questo, ci fermiamo. Rendiamo a Sarva. E poi dalla... Abbiamo salvato la signorina Tregna di prima. Che cazzo ne spara questo? Ma si stanno sparando tra di loro. Ma perché scusa se ho ricercato? Ho ucciso il tipo che era scriptato. Ma infatti si è tolta la cosa di ricercare. Era apparsa la stellina su radar in basso ed è sparita subito. Però c'ho la taglia. Segna che sto ricercando. Perché scusa se ho ricercato? Vabbè, andiamo a vedere. Scusami, questa non è per pagare le taglie. Perché c'ho 5 dollari? Di che cosa? Si è buggato il gioco. Non mi ha accountato lo script che ho salvato la diva, si vede. C'è un giornale. Prendiamo il giornale e salviamo, dai. Signore, una volta gli vendono i ragazzini i giornali noi vecchi di 90 anni, però vabbè. Ciao Foca, alla prossima! Nuovi disordini civili in Messico. Eh sì. Rivolta dei lavoratori cinesi in Messico. Ah, vedi, questo è figo. Norman Dick, 34 anni, è morto in una sparatoria a Tumbleweed. Quello che abbiamo fatto oggi in live. Figo. È stato scritto, molto carino. Questi sono gli easter egg che diceva Poffo prima pure. Bello, 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 bello. Molto figo. Posso comprare altro? Ah no, compro i vecchi numeri, sono deficiente. Però non mi era mai apparsa l'icona quando ho giocato sti giorni. Vabbè. Vabbè, basta. Basta spendere soldi. Cosa succede importante nel 1969? Non ne ho idea, non so molto di storia, pardon. Andiamo a salvare. Aspetta, apri il baule mi dava delle scorte. Non ci pensavo. Non sai quante volte sono entrato qua? Mica mi ricordavo. La riservamo. Sì, sono cose interessanti. Ho intravisto qualcosina oltre a quella che abbiamo fatto prima, che è stata riportata. Ciao Chris. Tanto ci fermiamo anche noi, ragazzi. Ci siamo divertiti pure stasera. Il gioco sta andando avanti, procede abbastanza spedito. Abbiamo fatto altre 4-5 missioni stasera, molto figo. Seth molto simpatico, vero Seth? Vi piace Seth, pure irlandese, bel personaggio. E niente, abbiamo finito le missioni di Bonnie, mi pare che sono finite, la rincontriamo verso fine gioco poi, in teoria lei. E niente,
ci fermiamo qua, ragazzuoli. Ci vediamo domani, che è giovedì domani, quindi su Fortnite alle 16. Probabilmente vedo se iniziare col nuovo orario direttamente da stasettimana. Aspetta direttamente lunedì. Vediamo. Vi aggiorno su Discord. E niente, noi ci vediamo domani, ragazzuoli. Ciao ciao. Mua.